e signori, capitolo 12, in mare. Forse Libertalia è più qualcosa come una capanna sulla spiaggia. Ragazzi, però, come già detto, bellissimo. Severi ha dilapidato la sua fortuna per imbastire una caccia. Cioè, un posto fantastico. Prima di costruire Libertalia. Certo. Ma portatemici il prima possibile. Se avesse davvero finito i soldi. Dovremmo trovare un nascondito. Sai, viaggi improbabili e folli ricerche a parte, Avery aveva capito tutto. E cioè? Vissuto secondo le sue regole, girato il mondo, e così ha fatto il fortuna. Direi che qua possiamo arenarci. Allora. Oh, no, scusa. Non volevo. Buona idea. Io mi auguro non ci siano bastardi qui. Allora, già si va in una bellissima grotta sotterranea qua, non credo ci sia qualcosa. No, si torna direttamente da dove siamo venuti, quindi buona. Yeah. Scorte di una spedizione precedente. Ok. Mi sa che invece mi sono completamente sbagliato. Strano. Però sei stronzo, eh. Mi sa che siamo atterrati nel posto più sbagliato che ci potesse essere, fantastico. Là io però vedo degli appigli. Strana sta situazione. Ci siamo? Sì, diamoci dentro. Vabbè, noi facciamo il giro dell'isola, poi vediamo. Siamo un passo dal compiere qualcosa di grandioso. Io mi sento allo stesso tempo eccitato e temuto. Capisci cosa voglio dire? Certo. Qua che ci aspetta? Qua vedo già qualcosa che mi piace di più. Lo devo esplorare, per carità. Però qua c'è già qualcosa di più appetibile. Calzini bagnati tengono svegli, andiamo. Pambori. Ok, non vorrei rimanere deluso anche da questa parte qua di mappa. Sempre che esista una mappa per questa missione. No, non esiste. Però mi sa che rimaniamo belli appesi pure qui, vero? Eh sì. Vabbè ragazzi, fa parte del gioco in ogni senso, quindi va bene. Ora andiamo. Ma guarda, è impossibile starti dietro. Ok, qua sotto che c'è? Un'altra spiaggetta. Questa mi sembra già un pochino più simile a ciò che stiamo cercando. È appunto. Un segno di presenza umana. Ah, piratesca. Scusa, Sam, scusa, piratesca, scusa. Dobbiamo arrivare a quella torre. Non avevo capito. Va bene. Rimbocchiamoci le maniche. Oh, scale a posto. Bellissimo. Top. Allora, qua... Che c'è qua dentro? Ah, niente, un altro passaggio. E io che ci ho pure sperato. Dovete vedere che crolla?
ci scommetto. No, invece no, buono così. Sembra una torre d'avvistamento. Da lassù riusciremo a vedere qualcosa. Qua mi ci posso arrampicare? No. Quindi direi di entrare dentro alla torre. Ok, saliamo. Non sei buono da... ecco, da arrampicarti sulla trave, stavo dicendo. Anche perché... no! Perché fa di testa tua? Che palle! Bravo così. Su. 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 Fuori per forza. Sam, di qua. Rampino e siamo a posto. Bene così. Sali. Forse ci siamo. Primo enigma? Una specie di simbolo. Sembra una freccia. Appunto, una freccia. La freccia di una bussola. Bastava spingere, dai. Come facevi a saperlo? C'è una cosa che ho imparato da te. È premio ovunque. Guarda lì, lo stesso simbolo. Ah, indica dove dobbiamo andare. Scopriamo che cosa indica. Avevo visto una discesina prima mentre stavamo salendo, quindi andiamo. Ciò mi porta a pensare che posso usare il rampino per calarmi fin giù. Minchia, quanto cazzo è lunga sta corda, oh. È lunghissima. Mi dica che crolla adesso, eh. Ok. A parte, lo voglio provare. Era questa la discesina che ho visto. Giusto per sporcarti un po', Nate. Ok. A parte, per scendere qua si fa anche prima volendo. Appunto. Seguiamo le frecce e vediamo dove portano. Ok. E qua la grafica sta giocando il suo ruolo, direi, più che fondamentale. Alla freccia, dove dice di andare? Sam, andiamo. D'accordo, fratellino. Laggiù. Quindi qui. Ok. Ehi, guarda, c'è un'altra freccia. Di qua? E di qua sia. Aspetta, sono un attimo confuso. Un attimo confuso. Allora, la freccia è qui. Chiedo scusa. Riuscite ad andare in là, vero? Eh sì. Ah, ok. Eccola lì. L'ho vista adesso. Verso il fuori. Ma verso il fuori non c'è nulla. A quanto pare.
Aspetta un secondo, che io mi fido poco. Non vorrei poi trovarmi tipo in posti mega sperduti perché non faccio attenzione alle cose. Allora, meglio spenderci 5 minuti in più che poi dover usare mezz'ora del nostro tempo per cose futili. Allora, diceva di andare a largo di quest'isola. Ehi, guarda, un delfino. Sì, bello, non me ne frega niente del delfino adesso. Visti altri, ma è stato molti anni fa. Beh, sappi che non sono cambiati. L'avevo capito di seguire le frecce di pietra, fratello, l'avevo capito. Era lì sommersa, sapevo che era sommersa, lo sapevo. Ok. Dov'è la next? Sarà che devo andare qui? A parte qua vedo un trofeo, quindi magari un salto ce lo facciamo pure. Cavolo! In sta zona qua. Sputta il ponte della nave e vai su. Su, su, su. E pigliati sto trofeo. Vabbè, sarà una merda, una borsa. Custode per taccuino, persiana in cuoio, pensa un po'. Potevi guidare te per una volta, eh? Non avrei rifiutato. Ma al diavolo. Ma va capite dove sono. Eccola, l'ho vista. Ma dove cazzo te le hanno nascoste? Ok, punta là. Punta qua dentro, nella grotta. Ok, perfetto. Grazie. È un buon segno. Caverna segreta, scale. Sembra promettente. Tutto quello che serve per bestemmiare un pochino, dai. Una fortuna che nessuno conosca questo posto. Ora sarebbe un paradiso per turisti. Sarebbe anche bello sapere come posso arrivare lassù. Ho capito come posso arrivare lassù. L'ho capito. Usiamo il tetto della barca. Salta. Veloce. Una figata colossale. No, vabbè, la location è bellissima, ragazzi. Tanta, tanta roba. Sulla scogliera di un'enorme e segretissima isola pirata. Sì, come no. Beh, a me sembra una figata alla paura. Bellissimo. Aspetta. Vabbè, posso anche fare qua. Bene così, mi sono accorto in ritardo. Ok, e anche questa è fatta. Ehi, aspetta! Sto ancora cercando di non sfracellarmi a terra. Per la miseria, Avery. Bellissimo! Sobrietà e sottigliezza. Beh, era ricosfondato. E hai i soldi, ostenta. Diamo un'occhiata più da vicino. Qua sotto che c'è una galleria, tipo quella del trenino, che però non porta praticamente a niente. Sono un punto arrampicabile.
Comunque, ragazzi, gli ultimi due capitoli sono stati veramente lunghi, Madonna. Ma anche questo non promette di essere corto a guardarlo. Vado a vedere come siamo partiti. Ehi, Sam, forza, dammi una mano. Sì, ok. Vai. Ok, passa tu. Niente. Continuo a arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli. Se l'ha capito. L'affascinante vita di un cacciatore di tesori. Io non mi sono inculato il castello, praticamente. Io senza arte né parte me ne sono andato qui. Le arcate mi ricordano la cattedrale di Sant'Isma, ma non lo so. Come l'hanno costruito? C'è un ponte di corde. C'è un ponte di corde. L'avevo visto che c'era un ponte di corde, però... vorrei sapere come arrivarci a quel ponte di corde lì. Allora. Aspetta, aspetta. Eccoli. Ecco, ecco. Andiamo. Vedi se trovi qualcosa lassù. D'accordo. Allora? Una via c'è. Ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. Fa crollare il ponte? Certo. Sam! Stai bene? Almeno sono arrivato di là. Okay. Vaffanculo. Non vedo un modo per farti salire quassù. Aspetta. Sam! Io aspetto. Sam! Sei ancora lì? Fammi fare così, va. Accidenti. Vediamo un po'. È incasinato il mio matrimonio. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagna. E ora mio fratello è scomparso. Scomparso? È talmente 10 secondi che è scomparso. Non c'è nessuno nei paraggi a darmi dell'idiota. Ma tanto noi di là ci arriviamo lo stesso. Eccoli. Tu sei già qui. Ma dove eri? Cercavo un modo per farti salire. Sei arrivato tardi, fra. A questo punto salta e basta. A posto. Questa però potrebbe essere utile per qualsiasi altra cosa. Alla grande. Me lo sento. Ok. Ok, qua c'è un rampino che potrebbe essere utile, però prima... Tanta roba, un po' Assassin's Creed Black Flag, c'ho qui qualcosa. Ti ho sentito, perché? Eri preoccupato? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Sarei io distratto. Questo cosa vuol dire? Niente, andiamo? Sì. Andiamo. Qui c'è da appendere il rampino, vuol dire che ce n'è andato dall'altra parte. Esatto, e ho già capito dove c'era andare. C'era andare qui. Ale. Dammi un secondo. Sam, brutte notizie qui, un vicolo cieco. Merda. Torna indietro come? Così? Tipo volesse arrivare laggiù. No. Non rischiamo, ragazzi. Ok, su. Perché cazzo? Oh, vabbè.
Tiziana, vabbè, sì, ho capito, Fra, però dai. A posto. E adesso? Deve esserci un modo per attraversare. Ah, per forza. Qua c'è un cazzo. Salito, lo seguiamo. E se qualcosa servisse? Non credo, ma vabbè. Proviamo a calarci dall'altra parte. Si sa mai. Perfetto, arrivo. Buono, già visto dove arrampicarmi. Avevo visto che bisognava andare laggiù. Madonna. Nathan, no. Arrivo. E adesso si fa tosta perché bisogna arrivare a arrampicarsi laggiù, vero? Dai, Sam, che sei agile. Dovevo aspettare che arrivassi io. Vabbè, ok. Boom, 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 boom. Grissim bon, grissim bon, grissim bon. Oh, grissim bon, arrampiati, su. Bellissimo, perché le sto dicendo di salire e scende. Oh, che cazzo. Come stai? In piedi. Qui non si passa. Vabbè, io ho voluto verificare lo stesso, ok? Problemi? Buono. Via, bello lì. Sam, sono qui. Visto. Ok. Perfetto, siamo ancora sulla strada giusta. Perché nessuno l'ha mai trovato? Bellissimo, bellissimo. Dentro, ovviamente non si sale, però c'è un tesorino. Che è il zucchetto. È il mottomano, sembra il cappellino del prete. Del papa. Non è che sia molto afferrato con le cose di chiesa, se è notato. Comunque andiamo avanti. Di qua. Quando eri in orfanotrofio, avresti mai pensato di finire in mezzo a storie da pazzi come questa? Direi proprio di no. A posto. È piano, per forza. Sì, Fra, però. Sono via. Sono dietro di te. Non è molto rassicurante come cosa, eh. Ok, ci siamo. Allora, di qua credo che non si vada da punte parti. Appunto. Proseguiamo. La seconda più grande cisterna che abbia mai visto. Piglialo. Benissimo. Bravo. Sam, vieni da questa parte. C'è da calarsi. Ok. Lascio. Ok, posto. Va tutto bene? Fine. Sì. È una passeggiata. Bellissimo il ray tracing. Teschio. Così l'ho trovato. A caso. Fantastico. Sempre fuori uso. Te pareva che fosse fuori uso, no? L'altro dobbiamo passare. Lo
Proviamo a sollevarla insieme, ok? D'accordo. Oddio, quanto pesa! Ehi, pensa a tutti quei tesori! Sì, per ora penso alla mia schiena. Tanto se ci guardavamo in giro, a parte tutto il comparto grafico, al massimo potevamo trovare qualche tesoro, che comunque altri ne abbiamo già lasciati indietro prima, quindi tanto vale, i miei tesori mi sono proprio sul cazzo. Detto senza mezzi termini. Davvero non si capisce più nulla, ragazzi. Ok, ce l'ho. Ah, fanno ruotare i simboli. Potrebbe servire. Potrebbe servire perché così facciamo questo. E c'ha senso. Può sapere cosa cazzo è che ruoti? Ok, ho capito. Ho capito. Allora. Di qua ci vuole la... la mezzaluna, forse. Perché adesso stiamo gestendo un piano solo. Apposta. Appunto, ci voleva quello. Guarda, statua. Capitani pirata. Sono Bonny, Baldridge, Basra e... l'altro nome non me lo ricordo. Ovviamente adesso la challenge si farà più difficile. Era un modulo. Adesso da lì. Stava per essere giustiziato. È in caso di una bella montagna. Fanno saltare la bomba. Sparo dalla casa. Deve arrivare proprio tra i suoi. Ok, qua ci vuole questo. E qui. Questo. No, di là. No. Taglia perfettamente a metà. Ok, ecco fatto. Questa qui. Tu. Andato. Yes. E ci risiamo. Che abbiamo? Vediamo. Joseph Farrell, William Mace, Tariq Bin Malik, Christopher Condit. 8 su 12. Ne mancano 4. Su questo anello ruota di arrotto. No. Sembra stare accendendo. Quindi c'è da fare questo. Posso scomporre qui? No. La prima volta che ho giocato a questo gioco, vi parlo di un secolo e mezzo fa, sti pazzo proprio ci sclerava. Adesso sono molto più intuitivi, ragazzi. Intuitivi. Italiano.
Cioè, li trovo molto più semplici. Ho trovato la chiave, poi easy. Ok, devo calcolare la distanza quando sono alla luce. Ci sei riuscito! Aspetta a dirlo. Oh yes, baby! Oh yes, baby! E gli ultimi della giornata. Richard Watt, Edward England e Thomas Stewart. Sam, guarda, abbiamo una pista. Di cocaina! Ci sono solo 11 pirati. Manca il grande protagonista. Già, è piuttosto strano. Lì c'è una leva. Vediamo a che serve. Vediamo. L'ho già detto io, vediamo. Che stronzo. Ascensore. E adesso? Porca troia. Eccola sta. Bello. Lo sai, inizio a pensare che il nostro amico fosse un tantino narcisista. Tu dici? Vediamo che sorpresa è in serbo per noi. E ce n'è un croato. Wow, veramente alto. Allora, Nathan, dimmi la verità. Che cosa te ne pare? Regge il confronto? No, tanta roba. Chiedimelo quando sarà tutto finito. Lì, meglio non andare. Qua non c'è niente, allora X. Non aspettarti. Godo, bene. Si aspetta. Bene. Di qua, e allora a questo punto andiamo a vedere se la porta si apre. Sì, eh. Invece che riprendere la barca. Stronzo, sali. O magari dobbiamo andare da Henry Avery alla statua, cosa che potrebbe anche starci. No, sotto sassi. Negativo, fatti anche lui laggiù la barca. Vabbè ragazzi, tentativo l'abbiamo fatto. Credo di aver perso così tanto tempo, tanto la missione è già corta, non è. Minuto più minuto meno a sto punto, sti cazzi. La barca è laggiù, dopo di lei, capitano. Avevo capito che era laggiù, ce l'ho messa io. Andiamo. È salito? Sì. Fantasma. Ok, l'isola con la mostruosa statua di Edery è sulla terra. E sta per piovere. Sono così emozionato che mi tremano le mani, guarda. Conosco la sensazione. È l'emozione oppure... quasi cadente. Mi stia entrando. Dov'è sta statua? Domandona. Là c'è una croce. Non è qui. Tanto lo so che sto facendo il giro delle sette chiese inutilmente. Lo so. Ah. Harry Avery, where are you? Eccolo lì. Ma sono un coglione, sono passato davanti prima. Che palle. Non ci arrivo proprio, eh. Ha un cannocchiale. Non sta ascoltando un bel niente. Forse vuole che... Sta ascoltando sto cazzo. Del tesoro ci fai un baffo. Sì.
Forza, Sam. Oh, no, no, no. No a Tellurmoor. Insisto, dai. Tanto ormai. Opla! Allora. Vediamo un po' che si vede attraverso sto cannocchiale. Cannocchiale, sì. Oggi italiano, ragazzi, un po' come sempre. C'è un'isola tempestosa. Allora? 60 minuti. Questa isola a forma di teschio? L'isola è grossa. Ma niente teschio. Deve essere lei. Libertania. Ottimistico, tutto considerato. Vedi qualcun altro oltre te e me? Non c'è, no, niente di male a mostrare un briciolo di soddisfazione. Sarò soddisfatto quando Alcazar non ci starà più addosso. Andiamo. È terminato, ragazzo. Ok. Che c'è? Ho detto ok. No, 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 no. I tuoi ok non vogliono mai dire ok. Di solito vogliono dire il contrario. Wow, wow, wow. Okay. Sì, vabbè, raga, dai. Quello è il nostro Rafe. Certo, e chi altri? Ah, oh, merda. Io direi di scappare. E invece mi sa si combatte. Invece no. Torniamo al prologo, all'inizio, ragazzi. Sta succedendo quello che è successo in Uncharted 2. Che abbiamo iniziato con praticamente qualcosa che succede a metà della storia. Invece che il disastro sul treno, c'è il disastro sulla nave. Ragazzi, questo Uncharted 4 è, diciamo, hanno preso un po' di tutto. Dei vecchi Uncharted, lui bambino che fa parte del 3, i flashback che fanno parte del 2, e hanno fatto una versione, devo dire, migliore. Comunque, capitolo 13. Naufragio, naufragato, quello che è, e lo faremo ovviamente la prossima volta.